Signori, io con Serpenando ho appena sbloccato la zona degli animali fantastici, ma adesso passiamo a Tiziana che ha un bel po' di prove difficili da superare. Favore. Ok, andiamo col mio personaggio. Ciao a tutti ragazzi, ma tocca a me. È tornato. Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. A proposito... Ascolti, professore. Sono successe tante cose mentre non c'era. Nick, quasi senza testa, mi ha chiesto di recuperare del roast beef andato a male dalle cucine. Roast beef andato a male? Assurdo, vero? Ma poi abbiamo portato il roast beef a Sir Podmore della caccia dei senza testa. Hai incontrato la caccia dei senza testa? Deve essere stato interessante. Sì, poi ho dovuto trovare la testa di Richard Cornacchia tra le zucche e farmi dire com'era morto. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Comunque mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì, e visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa. Sembra incredibile, ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora andiamo? Speravo che lo dicesse. Ah, dobbiamo portare con noi il libro. Super deluso lui, che non ci è arrivato da solo. Grazie, Gio. Sì. Beh, per ora è video. Ragazzi, godetevi questa parte. Promette davvero bene. Occhio. Guardate che bello adesso. C'è Hogsmeade e qui invece c'è la foresta proibita. Poi, ovviamente, Hogwarts è magnifico. Sei magnifico. Ragazzi, vi sta piacendo questo gioco? Se solo tu potessi vederlo. Salve, professor Rackham. Come richiesto, abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mia giovane amica, perché dovevi tornare con il libro? Sì. E capisco anche perché chiamate questa stanza la sala delle mappe. Il fatto che tu sia arrivata fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere e potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito. Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Prove che dovrai completare da sola. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? Io non me lo ricordo, perciò se me lo può... So di aver visto quel ricordo, si può rinfrescare la memoria. Non ne rammento tutti i dettagli. Io e il mio amico Charles parlavamo della passaporta e delle prove che avevamo creato per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Charles è un altro dei custodi. Secoli fa ci siamo dati questo nome... assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza... niente di tutto ciò era una prova.
Erano una parte importante del percorso, ma non vere e proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivata fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Metteranno alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig. Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce... tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, abbiamo incontrato un goblin insolitamente potente capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mia giovane amica? Certo che sì. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove, ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Diamo un'occhiata? Questa prova è molto impegnativa comunque ora. Riconosco quella torre, non è lontana. L'avrai vista anche tu? In effetti non mi è nuova. Forse la sua giovane amica ha viaggiato più di quanto non pensi. Non siamo soli. No. Non siamo soli. Seguaci di Ranrok. Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro, nella torre? Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci. Ok. Resta nascosta e lancia Petrificus Custodalus. Ben fatto. Ordini provengono direttamente da Ranrok. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Quindi devo completare sfide di Merlino per avere più spazio. Ok. Buona a sapersi. Rebelli, un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Salve, professore. Ha per caso detto Ciao, Torre Fabri. Di San Bacar? Me lo comprate, please. Comunque, buonasera. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione. Ci vuoi i soldi? Costa tanto questo gioco. Nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica, simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Va bene. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. C'è una porta. Ok.
Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Sono un bel po', Proteggo! Repulso! Confringo! Incendio! Qualcosa adesso da quella parte si passa, ok, ma... okay, di qua si scende. Altre statue, sì, ma prima dovremmo passare di qua prima, no? Infatti stagione mi sa che sono dopo. Ah no, mi ha fatto entrare solo in una stanzetta così. Ok, ecco qua. Qui da qualche parte. C'è qua, quindi eccola qua. Che dobbiamo andare noi. Bella. Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Perfetto. Adesso si può fare. Quindi adesso salgo sul ponte e faccio lo stesso. Ecco cosa mi mancava. Mi mancava questo pezzo. Si può fare da qua. Pezzo, ce l'abbiamo fatta. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Ribelli, c'è un cacchio. E adesso qua forse dobbiamo combattere. Bellino che mi mette quel puntino lì, che devo andare lì, come se non lo sapessi. Di là non c'è un cavolo, quindi non conviene per ora andare qui per vedere cosa succede. Questo non lo posso attraversare perché cado, quindi se me lo tiro sto facendo solo danno. Comunque va bene. Cosa? Ah no, guarda, l'ho combinata.
È scomparso quello, dov'è? È lì. Cazzarola. Cioè, forse non è quello che dovrei fare, ma arrivati a un certo punto. Pensavo non si potesse fare, invece era la cosa giusta da fare. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta anche qua. Non con poca fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Probabilmente si combatte di nuovo. Penso. Poi non lo so. Sembra di sì. Questa storia non mi piace. Sì. Non c'è bisogno di usarlo. Ok, mi sa che posso usare questi e basta. Non avevo la possibilità di usarlo. Che sollievo molto. Meno male. Sì, insomma. Il video? Sì. Ciao, non sono Nando, però va bene, non ci assomiglio. Ho giusto un po' di capelli un po' più lunghi. Giusto un po', però va bene. Un po' meno barba anche. Ciao. Ok, vediamo un po' come continua la storia. Ok, Percival, scusate, sta insegnando la magia antica. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Si è arrabbiata, guarda che sguardo. Oh.
Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Secondo me ha organizzato qualcosa questa. Perché prima hanno litigato, poi torna. Sicuramente c'è sotto qualcosa. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Intanto. Chi abbiamo qui? Studio Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood. L'ho già vista nel pensatoio alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Esattamente, amico. Sì. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? La studentessa ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. Lo dice a me? Io un'idea ce l'avrei. Lei sì. Una volta ho visto Sirona ai tre manici di scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Abbiamo finito. Prima che tu vada... Non abbiamo finito. Dov'è? Where is... Ok. Parliamo, amico. Cosa mi vuoi dire? Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, ma dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò. Ci! Ne ho proprio da starnutire, eh? Guardate che bello, comunque. Tutti questi colori. Bello. Buongiorno. È la prima volta che dorme nel suo letto, tipo da quando è iniziato il gioco, però va bene. Lezioni di animali, questo. Bravo, ti a fare il custode della luna storta. La prossima volta ti fai animali e... Capito, vuole dirmi cosa devo fare? No, per i tempi, perché sono le 7. Lo so. Vatti a fare il custode, quello di Alomora, è buonissimo. Ma facciamo questo.
Lui parla perché le ha già fatte queste cose. È perché so quanto durano, capito? Quella di animali, amore, sarebbe bella farla insieme a quando sblocchi gli animali da cortile. Nando, stai zitto. Okay? Ma ragazzi, ma la live chi la sta facendo? Io o lui? Diteglielo. Ma dov'è? È merito del tuo coraggio se la minaccia delle statuette di Dengais è stata sradicata. Un attimino, facciamolo questo, tanto lo so. Allora, qui ci devo mettere. Lo sapevo. E il gufo. Questo è uno zero. È quello sotto il granchio. Vai. È il granchio. Dove devo salire sopra? Devi per scendere. Farlo. Scendo. Dall'altro lato. Cazzo. Questo già che lo so, lo faccio, no? L'ho fatto io oggi. Punto esclamativo YouTube e lo trovate. Sì, se volete sapere il segreto. Come si fa? Io non ve lo dico come si fa, perché sono stronza. Sinistra. Eccolo. Un'altra avventura qua. Ti aspetta, eh? Ah no, forse era... No, non il granchio era qua. Però devi essere sicuro. Non è che posso fare 100 viaggi qua. Cioè, non è che ho tempo da perdere io. Mi scusi. Cazzarola sto ragazzo. Portano tantissimo. Comunque ragazzi, andate a vedere il video su YouTube. Oh, speravo proprio di rivederti. Ci sono tante parti simpatiche che fanno ridere. C'è anche una parte dove c'è Nando che spiega quello che abbiamo fatto prima. Mi scuso se ti sono sembrato un po' instabile l'ultima volta che ci siamo visti. Avevo avuto un incontro sconvolgente. Un incontro anche sconvolgente. Se pare che la tua visita a Hogsmeade sia stata ancora più movimentata. Movimentata è un eufemismo. Non mi aspettavo un attacco da parte dei troll. Certo che no. E da ciò che so, al borgo sono stati fortunati che ti trovassi lì. A proposito, la mia recente visita a Hogsmeade è il motivo per cui speravo di incontrarti. Mi servirebbe il tuo aiuto con una cosa. Vedi quella strana statua laggiù? Guarda cosa accade quando la luce cambia e il giorno diviene. Questo se avete visto i video su YouTube, vedete che io cercavo di prenderle dalla prima lezione. Niente di scimmie. Avevo capito che servivano a qualcosa. Ora, se non ti dispiace dedicarmi un attimo, vedi se riesci a togliere la luna dalla statua. L'ho già fatto, amico. Strani congegni, non trovi? E pare che la statuetta svanisca una volta rimossa la luna. Il che, per inciso, si può fare solo di notte. Tienila tu quella per il momento. Ti spiegherò tutto strada facendo. Ma dai, andiamo. Da quel fatidico giorno al villaggio, quelle strane statuette non fanno che apparire in giro per il castello. E ce ne sono parecchie sparse anche per Hogsmeade. Qualcuno sembra volermi tormentare. Vedi, quel giorno a Hogsmeade ho svoltato l'angolo e mi sono ritrovato faccia a faccia con un molliccio, o mutaforma che dir si voglia, che come sai prende le sembianze di ciò che ti spaventa di più. Rebelle. E questo si è trasformato in un demigais. Sembrava che lo sapessi, in realtà non lo sapevo, ragazzi. Demigais? Sì. Una creatura orribile capace di vedere il futuro. Assolutamente inquietante. Ne ho incontrato uno da ragazzo, in Corea. Un'esperienza terribile. E le statuette raffigurano proprio i demigais. Presumo che le lune invece siano uno scialbo riferimento al mio nome. Qualche bell'imbusto ha usato un molliccio per scoprire la mia più grande paura e usarla contro di me. Ho già qualche sospetto su chi possa essere il mascalzone o i mascalzoni dietro al misfatto. La mia speranza è che chiunque sia si tradisca da solo man mano che le statuette spariscono. Per questo ho bisogno che mi aiuti a farle sparire. Questo vuole che facciamo sparire le statue, ragazzi? Per un paio di motivi, a dire la verità. Prima di tutto, l'audacia che hai dimostrato contro quei troll a Hogsmeade ti ha fatto ottenere la nomea di senza paura. Secondo, per quanto siano macabri e orrendi i demigais, molti troverebbero ingiustificata la mia paura. Tu, tuttavia, hai visto che effetto fanno. Non so più che fare. Non riesco proprio ad avvicinarmi a quelle orrende statuette. In effetti, so che ce ne sono due qui nella torre del corpo docente. Magari potresti iniziare a togliere quelle, così posso procedere con i miei lavori serali. Lo farò volentieri, signor Moon. Sapevo di poter contare su di te.
Per prima cosa, sai lanciare un incantesimo di disillusione, vero? Yes. Ti conviene farlo se vuoi aggirarti per la torre di notte. Seconda cosa, troverai la porta chiusa. E come farai a entrare allora? Semplice, con Alomora. E il coprifuoco? Coprifuoco? Sciocchezze! Mi sembri tale quale a me alla tua età. La scuola era il mio regno. Questo è il custode, e no? E mi dice di non rispettare il coprifuoco. Quelli sì che erano bei tempi. Allora, troverai una statuetta nel bagno dei prefetti. Okay. E l'altra nell'infermeria. Non rispettare il coprifuoco e buona fortuna. Ok, perfetto. Ma, ok. Dobbiamo imparare Alomora. Perfetto, ce l'abbiamo. Non vedevo l'ora di sbloccarla. Adesso la dobbiamo inserire oppure... Ok, così. Alomora. Sembrava bello facile, ma non è facile. Allora, questi si girano. Inseriamo e giriamo. Giriamo. Qui. Perfetto. E com'è? Come si fa a bloccarli poi? Ok, adesso devo muovere. Ah, ok. Questo. Quando non è nel posto giusto, che non è nel posto giusto. No, no. Ah, ok, ce l'ho fatta. Perché no? L'hai fatta con un analogico. No, no, l'ho fatto. Perfetto. Ok. Ben fatto. Sei dentro. Ricorda, usa un incantesimo di disillusione, così nessuno potrà vederti. Questa è un'area proibita del castello, dopo tutto. Revelio. Ma in una porta chiusa a chiave ci possono essere persone? Forse Ranrock non sarebbe sul crepito. Revelio. Avvicinarsi a me gli faccio girare i tacchi. Non ho certo paura di una loro rivolta. Certo. Scappiamo velocemente. Ha ragione. Perché non lasci in pace i goblin, brutta troll? Chiude in sé l'intera condizione umana. E le due scimmiette le ho prese. Adesso me ne posso proprio andare. E il boccino d'oro. Sono molto vera, no? Oh, ci presterò più attenzione alla prossima partita, se mai ci sarà. Salve, signor Moon. Ho le lune che mi ha chiesto. Ah, non temi nulla, proprio come speravo. Ottimo inizio. Se riusciremo ad averne altre, potremmo capire chi si cela dietro tutto questo. Inizialmente ho sospettato di Pix. Con i suoi scherzi ha portato il precedente custode, Rancorous Carp, al pensionamento anticipato. Ma non spiegherebbe affatto il molliccio Hogsmeade, no? No. Sono deciso a scoprire con il tuo aiuto chi è che mi tormenta. Davvero intrigante. Mi piacerebbe aiutarla a risolvere il mistero. Ah, tu sì che conosci la gentilezza e la sete di conoscenza. Ho qualcosa da offrirti in cambio del tuo aiuto. Ora ricorda, le lune sono recuperabili solo di notte, quindi ti incoraggio a utilizzare un incantesimo di disillusione, qualora sia necessario. Ho capito, terrò gli occhi aperti. Lo apprezzo molto. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Wow, torre di astronomia, va bene. Ciao a tutti ragazzi, grazie per averci seguito. Lasciate un like, dei commenti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.